proprio mentre venivo prima in macchina, stavo contemplando il trans e stavo pensando cosa potrebbe succedere se fosse un concetto compreso, conosciuto, vissuto da tutti. E mi stavo chiedendo che tipo di relazione vivremmo tra di noi. Che è un qualcosa che sto proprio in questo periodo della mia vita, è come se stessi esplorando molto questo aspetto. Le tecnologie che ci portano nella coscienza collettiva, nell'intelligenza collettiva, di cui noi facciamo esperienza qui. Per me la BTE è un modello che mi sta accompagnando da 4 anni, che osservo, che spesso comprendo di più quando imparo cose al di fuori della BTE e mi rendo conto che vengono questi aha moments questo in effetti nella BTE noi lo chiamiamo taranda, così in altro modo, ed è molto bello, porta sempre di più a questa sensazione del alla fine è tutto uno. E per me è una mappa, è letteralmente una mappa. Mi sono ritrovata spesso in situazioni in cui poi c'è proprio quel momento di qui ci andrebbe bene proprio quella pratica lì o quel concetto lì, che mi aiuta a integrare e a connettere i pezzi nel cervello, nel corpo, nel cuore. È una mappa anche semplificata in un certo senso, poi nella sua complessità, che mi offre libertà. Questo sento molto spesso. Libertà di essere, libertà di stare, libertà di agire. Perché va oltre. Perché è concentrata alla fine effettivamente proprio sull'ontologia, sulla natura dell'essere. E noto che nella mia esplorazione della vita e nella forte ricerca per, non so se neanche una ricerca, però forse una comprensione su più livelli dell'essenza, la BTE ci sbatto la testa contro molto spesso e questo mi fa sempre molto piacere, perché è sempre una conferma di aver fatto la scelta giusta, di aver seguito il flusso, sì, di aver fatto, diciamo, l'atto giusto. Sì, alla fine io quello che sto notando è che ci sono i concetti proprio base, che a me bastano quelli, tutto il resto poi è interessante, aggiunge. Però è proprio, mi ritrovo molto nella contemplazione del passaggio dello zero e del trans, ma anche nelle sedute. Per me quello è tutto alla fine, in un certo senso. Se ho capito quello e se ho sentito quello, è lì che riesco a entrare in quel tipo di connessione dove tutto poi va di per sé, in un certo senso. È un qualcosa che sento che voglio sempre tenere lì. È come se fosse la mia cassetta degli attrezzi, che ce l'hai sempre dietro e ogni tanto dici cosa posso usare, e lo tiri fuori. E però è anche ho notato che attrezzi anche simili ad altre discipline. Ho trovato che la BTE si trova sicuramente, attraverso tanti studi che ho fatto, si trova sicuramente in uno spazio abbastanza, in uno strato dove si riescono a vedere, è più inclusivo di tanti altri modelli, ed è come se fosse quel metamodello sopra altri modelli che aiuta proprio a navigare la realtà, ma soprattutto a non lasciarsi agire in maniera inconscia, ma approfondire ancora di più un'osservazione di quello che c'è,